anche lei può calma, venga, anche la Zura con quel bel berretto marrone, venga, ma non viene. Dalla regia mi dicono anche che in fondo a questa via, quella che costeggia un borgo, uno dei tanti di Borgo Sesia, c'è un bellissimo albero di Natale con una slitta dove i bambini possono stare lì per divertirsi, ci saranno animazioni, dolci e sempre la trippa. Ah no, quella è per Serravalle, sì, che mi confondo sempre con questa trippa, sarà per il freddo forse. Però godetevi tutto, dalla pista di pattinaggio in giù ci sarà un pomeriggio di animazione, di festa, che avremo Pungolo, il nostro trampoliere, avremo la nostra pupetta che farà dei salti mortali in tutti i sensi, una volta si è immerso proprio. E sempre il Pungolo metterà... No, adesso non siamo riusciti, solo che hanno sbagliato, perché mi hanno dato un microfono e non dovevano farlo questa cosa qua. Io vado a ruota. Venite a provare la pista. Come no, grazie. Abbiamo freddo. Signora, siamo tutti freddo, ma almeno ci si muove, si fa un po' di sport, almeno ci si scalda a stare insieme. Oh, prendetelo l'esempio, bravi. Mi raccomando, non perfetto che... Oh, no, rimbalzo, non è un problema. Vai tranquillo. Sì. Calma, non ammassate, questo posto per tutti. Non va ammassate. Questa è la prima pista che anche con le biciclette si può pattinare con la bicicletta. E raccomandabile poi usare la tessella, così almeno non ti scappa dei piedi. Però dipende. Oh, guarda che bello. È gratuito, ve lo ripeto, gratuito. Poi abbiamo gli spettacoli, un'animazione al nome di Dimitri. E la pista di pattinaggio, l'ingresso è gratuito. Si chiede solo un 2 euro per il noleggio dei pat. Vuoi il video? Sì, sto facendo. No. Se invece uno vuole portarsi i pattini da casa, entra senza nessun problema. È ridicolo. Che tutti qui mi stanno dicendo che c'è un nell'armadio, quindi non fate i tirchi. Venite, è aperta da oggi fino a domenica 15 gennaio, signori. Pungolo, ciao a chi? Venite, signori. Allora, vi do altre due informazioni, così chi volesse sempre usufruire della pista, vi dico anche gli orari, perché giustamente anche loro devono riposarsi, se no non possono permettere un servizio così splendido, mi sembra da dire, no? Allora, abbiamo due ore dal lunedì al giovedì, dalle 3 alle 7. Allora, qua ho avuto un controordine. Venerdì sempre dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23. In più il sabato e la domenica, in base all'affluenza di gente, fanno orario continuato, il che vuol dire le 5... fino alle 4 della mattina dopo. È una cosa spettacolare, signori, sarebbe stupido non usufruirne. E poi tra poco daremo il panettone gratuito, io ve lo ripeto, gratuito, perché qui oggi c'è la crisi.